Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi del 14 maggio. Vediamo subito quali sono i temi della giornata. Aspettate che metto bene anche Instagram. I temi della giornata sono sostanzialmente una cosa pazzesca, ancora la lite tra Di Maio e Salvini. Cioè in questo governo ci stanno governando chi? Di Maio e Salvini. E quali sono i titoli di tutti i giornali di oggi? Perché quello che avviene, perché l'ho visto ieri Di Maio da me a Quarta Repubblica, oggi pure l'ho intervisto per Matrix, qual è? È che Di Maio ha come sua ultima e prima preoccupazione, ma anche Salvini, cosa? E attaccare Salvini per i suoi comportamenti che vengono considerati generatori di tensione. Oggi Travaglio, ad esempio, scrive un articolo, Travaglio diciamo che è il ghostwriter di Di Maio, area di censura, fatto fuori voglio dire il cartello contro Salvini in una piazza in cui lui andava a fare propaganda elettorale, che è una cosa scandalosa, perché io penso che se una famiglia scrive in un manifesto Salvini mi sta sulle balle o non ti vogliamo bene, si può ancora scrivere in un paese normale. Bene, è stato fatto fuori dai vigili del fuoco, dalla polizia, io la trovo una cosa scandalosa. Travaglio giustamente dice che lo è, mette insieme questa cosa con la censura, come la definisce lui, a Fazio, solo che poi capisci che questi sono dei fascisti, no, dei comunisti, scusatemi, perché poi alla fine che cosa scrive? Mentre si fa la censura alle povere signore contro Salvini, giusto, mentre si tolgono le puntate a Fazio, giusto, beh, insomma, non si toglie il gazebo di Casa Pound da Casal Bruciato, no, scusami, spiegami una cosa, la censura nei confronti di Salvini e di Di Maio, la censura nei confronti di Fazio va bene, è sbagliata e facciamo le battaglie, mentre invece va bene quella di Casa Pound, cioè Casa Pound non c'ha il diritto a fare un gazebo in mezzo a una città soltanto perché ha idee che tu non condividi, ecco questo è il concetto, va bene? Sempre la censura va bene se sono gli amichetti tuoi che ti invitano in televisione, se poi si tratta anche di un orrendo personaggio ma che mi sembra che abbia diritto ancora di esistenza come Casa Pound, a quel punto non esiste più la censura. Anzi, dovrebbe censurarla, questo è il consiglio che dà Travaglio a Salvini. Io la trovo una cosa un orrore, come quella merda di codice etico per il Salone di Torino che soltanto un paese di comunisti burocrati come il nostro può pensare che si faccia. Più serio, secondo me, il tema che tira fuori il Sole 24 Ore, scontro su 30 dossier, cioè mentre questi litigano e vanno in piazza ci sono 30 dossier sui quali non sono d'accordo, che è sugli appalti, se è su Roma, che è sulla TAV, che è il Salva Roma appunto, che è all'Italia, che è le autonomie, insomma questi qui stanno litigando come delle bestie e poi dovrebbero mettersi d'accordo su una serie di cose fondamentali, un appalto, ieri ho provato a chiedergli, l'ho chiesto esplicitamente, scusi Di Maio, toc toc, ma c'è un navigator, uno che avete assunto? No, nessuno, li assumeremo, complimenti. Veneziani nota un'altra cosa sui giornali oggi, cioè lui dice in realtà quello che sta succedendo non è soltanto l'antipatia e l'odio del Movimento 5 Stelle per Salvini, ma l'altra cosa è che stanno il Movimento 5 Stelle viene risucchiato dalla sinistra. In realtà poi sulla legge sul conflitto di interessi, che ieri pure Di Maio ha reso diversa un po' rispetto a quelle che erano le anticipazioni dei giornali, cioè ha detto toglierò, l'ho detto esplicitamente, il conflitto di interessi, la non candidabilità per chi ha un patrimonio superiore ai 10 milioni, perché quella è una cosa incredibile, cioè è una lotta contro i ricchi, non vedo che sia giusta, in realtà l'hanno scritta loro, insomma ha un po' cambiato idea, perfetto. Benissimo, hai cambiato idea, a me va benissimo, ma la cosa che oggi succede e il fatto nota, ma l'abbiamo notato anche noi, è molto semplice, questa legge del conflitto di interessi a chi vuol colpire, lasciate perdere Berlusconi, chiaramente Urbano Cairo, il fatto lo nota e dice in campo i gruppi e i media del gruppo Cairo, cioè il Corriere, la Sette, questo è diciamo il non detto, anzi il detto del fatto contro la legge sul conflitto di interessi, che sarebbe quella legge che stanno per approvare il Movimento 5 Stelle contro l'idea della Lega per frenare alcuni dalle candidature. Uccisa da 5 Rom, una signora di 89 anni a casa sua in una rapina, è il titolo di alcuni giornali, non tanti, ovviamente quelli della macchina del fango, cioè quelli che continuano a come possiamo dire, a mestare nel torbido. È successo, però negli altri giornali questa cosa non c'è, cioè che 5 Rom si presentino in una casa e ammazzino una vecchietta non è una notizia per gli altri giornali, lo è soltanto evidentemente per la macchina del fango. La macchina del fango originale, cioè quella di cui sono vice direttore io,
oggi fa un articolo straordinario, secondo me, di Alessandro Sallusti, perché mentre tutti quanti ricordano che Sala è stato rinviato a giudizio con una richiesta di condanna per 13 mesi, perché avrebbe firmato una cosa, ma non è corruzione, avrebbe firmato una cosa con abuso d'ufficio, l'avrebbe retrodatata per far sì che si facesse l'Expo, giustamente Sallusti, che dice non ho mai votato Sala, dice ragazzi, ma in che mondo viviamo per il quale un manager che vuol fare il sindaco o Fontana, un avvocato che vuol fare il presidente della regione, qua come ti muovi ti indagano, in questa specie di grande spectre giudiziaria per cui tu alla fine l'Expo l'hai fatto? Sì. È stata una meraviglia del mondo? Sì. Sono venuti a Milano ed è diventata una delle poche città godibili in questo paese? Sì. Grazie anche al fatto che uno che ha due palle così ha cercato di mettere le cose in ordine per far sì che si facessero, ma in questo mondo le cose che si facessero senza rubare, beh, in questo mondo no, perché è più importante rispettare le procedure, come quelle che evidentemente rispettano qua a Roma, in cui si sono inventati la TAV, perché la metropolitana da Termini arriva direttamente al Flaminio, perché non riescono ad aprire le fermate intermedie, perché lì avranno rispettato tutte le procedure, non ci sarà nessun abuso d'ufficio, perché nessuno si prenderà il coraggio di fare qualche cosa da commissario, da prefetto, da uomo d'ordine, sì, da uomo d'ordine, perché non è un paese civile quello in cui non si riesce ad aprire una scala mobile nel giro di 2 ore, 3 ore, 4 ore, non chiudere una stazione come Piazza di Spagna per 3 mesi, chiudere una stazione come Repubblica per 5 mesi, questo è un paese incivile, viva Sala, chiaro? Il PD nei guai siamo noi che non abbiamo sindaci che si assumono le loro responsabilità. Per il giornale invece ci sono segnali che il centrodestra si sta riparlando, cioè è il non detto di questa campagna elettorale, cioè che la Lega potrebbe mollare il Movimento 5 Stelle, non ci credo, nuova veste di Repubblica, peraltro non molto cambiata, devo dire che mi sembrava più rivoluzionaria nell'intenzione che nei fatti, scrive Carlo Verdelli in un fondo in cui la sostanza del fondo è alzeremo la voce, come se fino ad ora non l'avesse mai alzata Repubblica, ma comunque questo è il tema, avremo il coraggio, alziamo la voce, intervista Di Maio, se avete visto quella mia di ieri sera, più o meno dice le stesse cose, come è normale che sia, poveraccio, non è che si può inventare una cosa all'altra. L'ultimo tema che a me affascina è questa cardinale sotto inchiesta, è una cosa scandalosa quella che ha fatto il cardinale emissario, ovviamente non la pensano così tutti i giornali corretti, a partire dal Manifesto Avvenire, lo sapete, il vero giornale dei comunisti italiani è l'Avvenire, che vabbè, quando titola Una luce per la carità ci sta, è il suo mestiere, è un suo cardinale, è un principe della sua chiesa, ma il vero problema è che come spesso avviene, va in sovramercato, reportage dentro lo stabile, dove l'autogestione funziona, dalle pulizie alle attività interreligiose. Avvenire, ma baci il sabato e la domenica ai rave party che fanno con la nostra elettricità pagata da noi in quello stabile. Vacci ai rave col cannino a pagamento calmierato, invece di rompere i coglioni con questo, no? Cos'è l'autogestione sulle pulizie e sulle attività interreligiose? Lo leggo sull'Avvenire. Poi vabbè, c'è Ferrara che ovviamente nel suo, come lo possiamo dire? Io ho troppo stima dell'uomo per poterne dire una cosa non più che positiva, però nei suoi pezzi in cui c'è Faust, in cui ci sono le culture, c'è Dostoevskij, se non ci mette in mezzo non so chi, Kierkegaard, non siamo contenti, insomma, dà ragione al cardinale in questa sua nuova idea per cui il truce Salvini qualsiasi cosa faccia è giusta. Il pezzo migliore oggi, vi dico la verità, lo fa Becchis sul Tempo, che dice una cosa molto semplice, molto banale: vincono sempre i prepotenti, quelli che occupano, quelli che non pagano, quelli che se ne approfittano. Il Messaggero in una righina del suo sommario dice: ragazzi, guardate che gli avevano offerto delle case ad alcuni di quelli che avevano occupato questo edificio, ma non le hanno accettate, tutto regolare, gli avevano offerto delle case, non le hanno accettate. Notizie economiche, due che davvero contano: dazi USA Cina, la Cina risponde ai dazi americani come era inevitabile su 60 miliardi di beni, le borse crollano, Bastiat diceva, un grande giornalista ed economista liberale, dove non passano le merci, passano le armi. A tutti quelli che godono, Salvini in primis, ma non solo lui, dei dazi, delle protezioni, delle barriere, ricordatevi che quella è la via per la schiavitù, ma su questo probabilmente non ci sentono tutti quanti. Cardinale al punto zero, però, Françoise che saluto, è un po' che non la saluto, la Raggi e l'Appendino sono piddine che avevano insomma. Ultima cosa di economia, pare che nella partita, lo leggo su Repubblica ma anche sugli altri, nella partita
in Francia tra Luxottica e la società di lenti che aveva comprato, pare che alla fine il compromesso accettato sia a favore del gruppo italiano, che per la verità, avendo mi sembra il 33-34% delle azioni, mi chiedevo come non potesse essere a lui favorevole. Bene, io vi do appuntamento questa sera alle 23.30, gli amici di Instagram, gli amici di Facebook, quelli del sito nicolaporro.it, insomma tutti quanti voi su Canale 5, in seconda serata parliamo ancora di politica, ovviamente siamo in campagna elettorale e ogni giorno è infelice a modo suo. Ciao!